Buongiorno ragazzi, siamo qui per presentarvi una specie di gioco che abbiamo deciso di fare, dove presentiamo i nostri prodotti di cucina, dando la possibilità alle persone di analizzare quello che hanno davanti a livello visivo e dirci secondo loro cosa può essere e poi assaggiandolo scoprire quello che realmente è. Praticamente tutto basato sulla trasformazione della materia, sulla lavorazione di quello che facciamo, sull'amore che mettiamo nei prodotti che utilizziamo. E carne di cavallo al sugo? Nessuna idea. Un mini burger fatto con un panino al latte laccato con del miele e dei semi di sesamo nero. All'interno c'è un'insalatina di cavolo cappuccio marinata all'aceto di vino bianco con una spalla di maiale marinata per 48 ore e cotta a bassa temperatura per 10 ore. Servita con una salsa barbecue fatta in casa con pomodori e cipolle affumicate e una grattatina sopra di caciocavallo affumicato campano. Allora, sesamo, pancetta, pezzetti di cavallo, tonno, no, insalata. Vabbè, assaggiamo, visto dai, che è bello. Agnello, manzo volevo dire. È pollo, pollo, è pollo. Agnello? No. Oh mamma. Non fregarmi, è pollo. Non è pollo. Questo è più buono di tutti. Tonno al sugo. Carne di kebab? No. No. Maiale, sicuro. Tu sei inutile. È già tutto lui. Mangia. Salmone marinato al lime per 12 ore, servito insieme a una salsa di yogurt, fichi secchi, aneto, pepe e erba cipollina. Limone dentro la salsa sicuro. Aneto. Lo yogurt, tipo. È una panna acida. È una maionese però molto leggera. Leggerissima, ottima. Leggera. Nella cremina mi sembra di sentire delle fragole. No. Molto gustosa. No. Tu che percepisci? Non so, mamma. Do io. There is no pork, no? Boh, però ci date la ricetta. Non saprei. Del come si chiama? Il vinaigrette dell'aceto molto. Del fico per caso. Ok, champagne time. Money? Please. È un piccolo macaron dolce salato con all'interno un composto fatto da una mousse di formaggio, prosciutto San Daniele. Ed è passato poi in una granella croccante di San Daniele. Mascarpone, scaglie di cioccolato, meringhe, panino. Meringhe. Panino, vabbè, quello è ovvio, è la consistenza. Bechamel. Tipo pollo, insomma. Donna. C'è il sesamo. Beh, quello forse non si notava. L'abbiamo perso. Oh. Sa di bistecca. È salato. Assaggia. È buonissimo, è buono, devo dire è buono. Questo, aspetta, perché ha un gusto dolce, speziato, ma salato. Non c'è cipolla? Comunque buono. Un piccolo rocher di foie gras con all'interno una nocciola del Piemonte passato in un cioccolato fondente al 75% e una granella di cereali. Perfetta, partiamo dal presupposto che è la polpetta. No idea. Non guardare me. La faccia è bella. La faccia è bella, ferma la signora. Lì c'è una nocciola. Ok.
Però è buono. È fresco. Sì, sicuramente. Al liquore, come la faceva la nonna mia. Dai, confessa, chef. Anche questo dolce salato è molto buono, perché l'amaro fuori, dolce. Ah, la nocciola, sì, però c'è il tratto in inganno, chef, con la nocciola in mezzo. Beh, io direi che dei complimenti allo chef ci stanno tutti per questa... Assolutamente, veramente. Soprattutto per questi sapori, diciamo così, originali. Il dolce invece è un cremoso al cioccolato bianco e alle fave di tonka, con una cialdina come base di cioccolato bianco, mandorle e cereali, ricoperto da una glassa fatta di burro di cacao e cioccolato. Oh, che meraviglia! Niente buono. Grazie. Me lo puoi far assaggiare? Un angolino, giusto un angolino. Certo. Cos'è sopra? Non capisco bene se... Però quello va. Mandorle. Vabbè, fa niente ormai. Vabbè, allora te ne do uno. Dammelo. Posso dirti che è buono? Grazie. Molto buono, prego. Ok, cream. Very good. Vai, vai. Ciao a tutti, abbiamo deciso di fare un gioco, di proporre alle persone passanti un gioco dove praticamente dovranno analizzare a livello visivo i nostri prodotti, i nostri piatti, dei piccoli assaggi, dopodiché dovranno assaggiarli appunto. E... Sì? Hai finito? Dai, qua. Dentro, lavorare.